Alla vigilia della festa del lavoro, un gesto forte è quello di occupare una sede provinciale perché è figlio dell'esasperazione. Beh, noi da settimane, da mesi stiamo lavorando ad una soluzione benché temporanea per i lavoratori di Abruzzo Engineering. Si tratta di 187 unità, attualmente sono in cassa in deroga tutti. Da dicembre 2012, cioè dalla scadenza delle ordinanze che avevano permesso il supporto al Comune dell'Aquila e al Genio Civile, siamo qui davanti al Genio Civile perché qui fino a dicembre operavano 20 unità in totale, di cui 18 di Abruzzo Engineering. Sapete bene tutti qual è il blocco del Genio Civile e che cosa sta comportando per la ricostruzione in questa città. C'è un'intesa che è una proposta che ha fatto l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Paolo Aielli, al Comune dell'Aquila e alla provincia dell'Aquila, che permetterebbe il supporto ulteriore temporaneo per sbloccare le pratiche arretrate al Genio Civile e al Comune dell'Aquila da maggio fino a dicembre per lavoratori che sono, come sapete, già formati per fare questa cosa perché l'hanno già svolta. Qui dentro ci sono i loro computer di proprietà della società, perché l'ingresso di Abruzzo Engineering ha comportato anche il supporto logistico per gli uffici del Comune dell'Aquila e del Genio Civile, con scrivanie, computer e tutto. Potrebbero rientrare da domani mattina, accendere il computer ed essere immediatamente operativi. Ora io mi chiedo se alla vigilia, appunto, come tu dicevi, della festa del lavoro del 1º maggio, in un paese che soffre la crisi e la soffre in maniera pesante, come dimostrano alcuni atti dirompenti, penso al suicidio nelle Marche che ha fatto riflettere tutti noi, penso all'atto assolutamente da condannare di quel personaggio dell'altro giorno, ma che comunque rappresenta, come dire, una problematica. Io mi chiedo se in questo paese non sia arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità. Io chiedo al presidente del Corvo che rilegga il discorso di Letta di ieri alla Camera, proprio perché si parla di un discorso ecumenico, no? Nel governo delle larghe intese. Perché non riflette, perché non si assume la responsabilità politica di permettere da domani mattina, anzi dal 6 di maggio, il reingresso temporaneo di questi lavoratori, evitando a costoro il licenziamento collettivo, perché stiamo parlando del fatto che se non vi è la ripresa dell'attività lavorativa, la cassa integrazione in deroga, in assenza di una prospettiva di ripresa, non può più essere erogata e loro sono sottoposti a una procedura di licenziamento collettivo. Quindi stiamo parlando di due problemi: il problema di 200 famiglie e il problema della ricostruzione. Mi chiedo come si possa, come dire, far finta di nulla. Io chiedo a Del Corvo che dia seguito a quelle sue alzate di mano dentro il Consiglio Provinciale, che all'unanimità, in un paio di occasioni, ha votato di recente, non stiamo parlando di anni fa, ma di recente, a novembre e ottobre del 2012, la ricerca di una soluzione per Abruzzo Engineering, l'affidamento di commesse, poiché la provincia detiene il 10%. Si rammentino queste alzate di mano, ci si assuma la responsabilità, si firmi l'intesa e non ci si nasconda dietro cavilli di carattere burocratico e giuridico. Con la Regione Abruzzo e con il socio Selex, che rapporti ci sono in questa fase? Allora, intanto auspichiamo che la Regione Abruzzo risolva il suo contenzioso con Selex, perché come sapete questa è una società molto chiacchierata, molto etichettata al negativo. Io quello che ripeto sempre è che i lavoratori, i dipendenti, le professionalità che hanno espresso, il supporto che hanno dato, loro non sono affatto responsabili dai vertici della società che sono stati indagati, e questo lo deciderà la magistratura quali sono le responsabilità. Di certo non c'entrano nulla i lavoratori, che hanno fatto quello che gli si è chiesto di fare e che, come hanno dimostrato nel Comune dell'Aquila e presso il Genio Civile nella ricostruzione, sono stati vitali e in questo momento lo sarebbero ancora, quantomeno per superare l'arretrato.